E sono stupida. Salve a tutti! Come avrete letto dal titolo, finalmente faccio il video in cui provo dei beauty hacks. In questo caso di TikTok. Ci ho pensato, inizialmente volevo fare quelli di Instagram, poi mi sono resa conto che in questa fase storica il social network più utilizzato è diventato TikTok. Quindi ho fatto delle ricerche e ho trovato dei beauty hacks. Se vi interessa questo tipo di video, vi lascio qui un piccolo sondaggio in cui vi chiedo se volete altri video di questo genere o meno. Prima di iniziare il video, vi ricordo di seguirmi su Instagram, troverete il mio nickname qui in sovrimpressione da qualche parte. E vi ricordo di arrivare fino alla fine del video, poiché troverete delle piccole gaffe che ho fatto durante la registrazione di questo video. Allora, vi lascio qui in sovrimpressione i video che ho preso da TikTok, perché li ho salvati sul telefono. E il primo che vado a fare è praticamente questo qui che ho visto fare da questo account, che si chiama 3P, che consiste nel, come potete vedere, tagliare il contenitore delle ciglia finte, questa parte qui, applicarci sopra del correttore e utilizzarlo come stampino per tagliare la mia crease. Non giudicatemi per ciò che ho al momento su, ma non era il mio interesse essere precisa. Ok, ho ritagliato la parte che mi interessa del contenitore e vado ad applicarci al di sopra il mio correttore. Ho applicato il mio correttore al di sopra di questa plastichina e vado a utilizzare questa plastichina come stampo per la mia crease. La vado a sistemare con un pennello piatto. L'ho fatto su entrambi gli occhi. Allora, devo dire che l'effetto non è malvagissimo. Non credo possa funzionare su tutti, perché comunque ognuno ha una palpebra diversa. Non è precisissimo, si deve comunque andare a sistemare col pennello e a questo punto lo trovo uno step inutile. Faccio prima a prendere il pennello, il mio correttore e costruirmi la crease come preferisco. Però effettivamente ha funzionato, cioè nel senso non posso dire questo trucco non ha funzionato. Questo beauty hack effettivamente funziona, non funziona per ogni tipo di palpebra, secondo me. Non è l'effetto più preciso di questo mondo e non lo trovo comunque un ex di quelli là che dici mi ha cambiato la vita, ecco. Ora applico qui nella crease che ho tagliato dei glitter che serviranno per un prossimo ex che faremo dopo. A parte essere particolarmente brutto questo look, è il momento di passare al secondo hacks, che riguarda l'eyeliner. Il primo è quello di utilizzare un mascara come eyeliner. L'ho visto da questo profilo che si chiama Clelia Cake, che appunto consiste nel prendere il mascara, un pennellino angolato, prelevare il mascara con il pennellino angolato e creare la nostra linea d'eyeliner. Allora, il mascara che vado a prendere è sempre il mio solito mascara, il Lash Princess Waterproof. Vado a prendere pennellino angolato, questo è alquanto doppio. Anche qui farò una linea probabilmente veramente orripilante. Ovviamente io vado a fare la linea d'eyeliner al di sopra di glitter. Un genio. Mi piace molto come cosa, eh. Anche più nero di molti eyeliner che ho incontrato nella mia vita. No, mi piace molto, devo dire la verità. Sono soddisfatta. Devo dire che questo ex mi è piaciuto veramente tanto. Probabilmente mi ritroverò anche a riutilizzarlo, anche perché, come sapete, non utilizzo molto l'eyeliner, ne ho uno solo che è questo qui, lucido. Invece col mascara rimane comunque un eyeliner opaco. E se avete manualità con i pennelli. Per quanto riguarda l'altro hack dell'eyeliner, è questo qui di Mua da Tell, Mua.Halle in italiano, in cui utilizza questo coso, che io non so proprio cosa sia, sinceramente. Comunque è un filo, infatti io credo, cioè ho preso del filo interdentale, semplicissimo. Praticamente cosa fa? Sporca una parte del filo con l'eyeliner e lo utilizza per creare i contorni della propria linea di eyeliner. Se funziona ho sbancato, perché comunque fare l'eyeliner non è la cosa più semplice al mondo per me, come credo per la maggior parte della popolazione mondiale, fondamentalmente. Però c'è gente che dice, ma non è vero, è facilissimo fare l'eyeliner. Ho seri dubbi, tesoro. Le vado a prendere il mio filo, vado ad applicare il prodotto sul filo, non ne metto troppo perché altrimenti questo andrà a sbavare, e lo vado a utilizzare. L'ho fatta lunghissima. Lo vado ad utilizzare come stampino.
è completamente diversa dall'altra codina, eh? Però c'è una codina. Quest'hack pure ha funzionato bene. Bisogna solo prenderci un po' di manualità e probabilmente un attrezzino come quello che ha utilizzato la ragazza del video sarebbe 300.000 volte meglio. Ed è un trucco che, se non si è molto pratici con l'eyeliner, secondo me è molto molto valido. Quindi per me è stato approvato questo beauty hack. Un altro trucco sarebbe quello per applicare in maniera più veloce e più pratica le ciglia finte, che per me sono sempre una condanna a morte, per chi mi segue lo sa. Questo video è di una ragazza che si chiama Marixana Zero. Invece di applicare la colla sulle ciglia finte, la applica con un pennellino piccolo all'attaccatura dell'occhio direttamente. E io mi sono chiesta perché non ci ho pensato prima. Vado a prelevare la mia colla, io ne uso una trasparente con un pennello angolato e la vado ad applicare vicinissima alla mia attaccatura delle ciglia. Vado ad applicare queste ciglia finte qui, io che soffio sulle ciglia senza colla. Bene, e le vado ad attaccare in questo modo. Cioè, io ho già messo le ciglia, io sono emozionata. Io questo hack credo che lo utilizzerò per sempre. Ma quali ciglia finte magnetiche? Viva la colla applicata col pennello! Allora, tralasciando il fatto che le ho attaccate veramente da cane, perché le ho attaccate storte, devo dire che questo tipo di metodo per me è il migliore. Cioè, nel senso, proprio senza alcun tipo di dubbio, è il modo più facile per applicare le ciglia finte che io abbia mai provato. Visto. Ora, il penultimo hack è quello che in questo periodo credo vada più in voga. Io l'ho trovato sul profilo di Soft Dose Life ed è un modo per creare le lentiggini finte. Non le ho mai create, è la prima volta in vita mia che proverò a fare una cosa del genere. Di solito non mi piacciono perché io ho un fidanzato che le lentiggini ce le ha vere. E ogni volta che vedo delle lentiggini finte le trovo estremamente finte, neanche un minimo naturali, quindi non capisco il perché di doverle fare in questo modo. In più sono quel tipo di persona che non sono nata con questo, quindi sti cazzi. Lasciamo stare il bicchiere di yogurt, perché in questa casa dovete sapere che si fa un uso spropositato dello yogurt, quindi è una cosa come 50 bicchierini di yogurt in giro per casa, io devo trovare il modo di utilizzarli. All'interno ci ho messo un goccio d'acqua perché non trovo il mio fixing spray. Pennello due fribe, o comunque un pennello con le setole un po' più rigide, io utilizzerò questo, che faceva parte di un set di Wycon, ma non ho mai capito bene a cosa sarebbe dovuto servire realmente questo tipo di pennello. E del bronzer, utilizzerò due bronzer che sono i due che utilizzo solitamente. Mischierò i due colori perché uno è freddo e uno è caldo e credo che mischiarle mi faccia bene. Vado a grattare con il retro delle mie pinzette e vado a bagnare il pennello all'interno di questa miscela. E cosa vado a fare dopo averlo bagnato? Vado a schizzare anche la mia faccia. Colpendo il punto giusto. Cioè, queste lentiggini sono proprio piccole. Sono confusa. Cioè, nel senso, boh, non sono molto d'accordo con questo effetto. Allora, questo è l'effetto delle lentiggini in questo modo. E allora, non è troppo finto. Cioè, nel senso, in giro, anche qui su YouTube, vedo delle lentiggini che alcune sono veramente non finte di più, però forse ne avrò fatte sicuramente troppe. Sarà anche un po' il colore, il fatto che sono molto piccole, boh, a me non piace, cioè, sinceramente a me non piace proprio. Detto questo, l'ultimo hack, che però io non ho visto, cioè nel senso ho visto in un video su YouTube, però non so se venga detto o meno, però voglio provarlo, è un metodo per la rimozione dei glitter, motivo per cui li ho applicati. Intanto mi vado a togliere le ciglia finte. Chi usa i glitter lo sa bene. Molti glitter, a me anche quelli sottili, avendo degli occhi un po' delicati, tendono a graffiarmi, fanno tipo carta vetrata sull'occhio quando le vado a rimuovere. Il trucco consiste nell'utilizzare dello scotch per la rimozione dei glitter. Io ora vado a fare una prova, ho tagliato un po' di scotch, avevo solo questo qua. Lo vado ad applicare sopra i glitter, in questo modo, e lo vado a staccare.
Però. Come potete vedere, li ha rimossi praticamente tutti, cioè nel senso non è rimasto quasi nulla. Saperlo molto prima, sono 3 anni che impazzisco presso i glitter. Ho rimosso anche gli altri glitter e devo dire che anche questo hack lo utilizzerò sicuramente anche al di fuori dei video su YouTube, perché è veramente un modo comodissimo per rimuovermi tutti i glitter senza scartavetrarmi le palpebre. Come ho già detto, alcuni di questi hack li utilizzerò sicuramente nel mio quotidiano, alcuni no, come ad esempio il filo interdentale non credo che lo utilizzerò più per creare l'eyeliner, per il semplice motivo che cioè nel senso non lo trovo comunque stra-rivoluzionario, se non per chi non ha una mano un po' più esperta tra virgolette, perché io poi non sono esperta con il prodotto. Un altro che non utilizzerò sicuramente è quello di per fare la cat crease, però devo dire che utilizzare il mascara come eyeliner lo utilizzerò sicuramente. L'applicazione della colla sull'occhio invece sulle ciglia finte per me ha sbancato, ho vinto il terno sul pennerolotto. Le lentiggini non credo le rifarò mai più, ma in generale, ma di sicuro non con questo effetto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace. Se mi volete sostenere, iscrivetevi, mi raccomando, attivate anche la campanellina così che vi arrivino tutte le notifiche per i video che pubblico una volta a settimana. Vi lascio le mie gaffe, mi raccomando, seguitemi su Instagram. E niente, Cameron va con bagno e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Kickname. Allora, ecco qua è la parte più difficile perché devono essere uguali, non ci riesco col pennello, figurati con questo coso. Credo che sia il trucco più brutto che io abbia mai fatto su questo canale. Oh, c'ho i glitter anche nel popò. Io lo applicassi sulla colla invece che sulle mie ciglia magari. Ho perso il pennello!